Buongiorno a tutti. Inizia oggi questo ciclo di seminari organizzati dall'Università di Salerno e dal CIRF inerente alla riqualificazione fluviale. Una serie di 8 incontri che proveranno ad approfondire diversi aspetti che in un qualche modo hanno a che fare con la filosofia, l'approccio della riqualificazione fluviale e quindi provano a mostrare tecniche anche attraverso l'illustrazione di casi studio, di esperienze realizzate in Italia e all'estero, di come è possibile modificare in un qualche modo le modalità di gestione e di manutenzione dei nostri fiumi, dei nostri corpi idrici. Diciamo, con una filosofia diversa rispetto a quella che è stata utilizzata fino adesso per provare a migliorare la qualità dei nostri corpi idrici e per restituire la pienezza dei servizi ecosistemici che sono in grado di fornire. Oggi iniziamo parlando di biodiversità, non è un caso, perché è un tema, diciamo, tra i più trascurati. La gestione, diciamo, dei corsi d'acqua in Italia ha trascurato in maniera marcata, se vogliamo, gli aspetti di tutela, di conservazione della biodiversità, quindi gli aspetti un po' più ecosistemici, in un qualche modo, che i corsi d'acqua possono svolgere. Però, allo stesso tempo, come dicevo, è, diciamo, un tema trasversale, quindi vedrete. Parleremo, diciamo, di argomenti che poi in un qualche modo verranno trattati in maniera approfondita, in maniera invece un po' più verticale, nel corso dei prossimi incontri. Io farò una breve introduzione, a nome del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale. Dopo di me, parleranno Corrado Battisti, che è direttore del centro di ricerca di Torre Flavia, che è una piccola e splendida area umida lungo il litorale laziale, e poi Valentina Parco, invece lavora presso il parco del Ticino Lombardo, e che ci farà vedere un po' di interventi che sono stati realizzati all'interno della sua area protetta. Il tema della biodiversità è un tema, diciamo, generalmente trascurato, cioè un tema che non occupa le prime pagine e non è al centro, diciamo, delle filosofie, delle strategie di pianificazione. In realtà, negli ultimi anni, questo scenario sta lievemente cambiando, e anzi, in questo momento è un tema abbastanza attuale. Ma 2 anni fa è stato presentato dall'IPBES il primo report, diciamo, la prima valutazione su scala mondiale dei trend, diciamo, dello stato di conservazione della biodiversità, un rapporto che ha avuto una grande eco e che ha portato all'evidenza, diciamo, alcuni dati che chi si occupa di conservazione della natura conosce già da tempo, quindi di una situazione abbastanza drammatica rispetto alla conservazione degli ecosistemi e anche delle specie. Quindi ci sono una serie di iniziative che sono state lanciate e che verranno lanciate nei prossimi anni. Ad esempio, le Nazioni Unite hanno dichiarato il decennio 2021-2030 appunto il decennio della riqualificazione degli ecosistemi. In questi giorni, la notizia è anche questa, che ha occupato la prima pagina dei giornali: la Commissione Statistica dell'ONU è in riunione anche oggi, ci fa un po' di concorrenza, e sta decidendo, diciamo, se cambiare sostanzialmente la struttura del PIL, inserendo anche la valutazione del capitale naturale al suo interno. Quindi, ripeto, una grossa attenzione. Il Green Deal europeo, come sapete, si compone anche, diciamo, dei pilastri del Green Deal è la strategia europea per la biodiversità 2030. Che ha definito, diciamo, alcuni target, ha dato, diciamo, alcune indicazioni che speriamo possano diventare
effettivamente prescrizioni poi nei prossimi anni, no? Tra questi, ne riporto qui solo qualcuno, tanto non sono argomenti particolarmente originali, ma quello di aumentare sempre del 30% la superficie protetta in tutti gli stati membri. In blu ho messo quelli che hanno un po' più a che fare, sono legati un po' più direttamente ai nostri temi, quindi il fatto di recuperare 25.000 km di fiumi a deflusso naturale, rimuovendo le barriere, rimuovendo le opere di regimazione, di introdurre gli stati membri entro il 2021 dovranno introdurre obiettivi vincolanti per ripristinare gli ecosistemi cruciali, ma come vedete sono poi degli obiettivi che sono molto coerenti con il titolo, diciamo, della strategia, che riportiamo la natura nelle nostre vite, quindi arrestare il declino, ad esempio, degli uccelli e degli impollinatori legati agli agroecosistemi, ridurre il 50% il numero delle specie che sono a rischio di estinzione. Quindi, diciamo, una serie di contenuti profondi. Almeno nelle intenzioni, negli annunci della Commissione europea, è seguito anche dall'erogazione di risorse economiche dedicate al raggiungimento di questi obiettivi, e vi assicuro che contemporaneamente, diciamo, questa cosa sta interessando molto anche il mondo delle imprese. Diciamo, sono molte imprese che stanno cominciando a fare i conti con le alterazioni degli ecosistemi e quindi gli effetti che le alterazioni degli ecosistemi portano non solo sulla conservazione della natura, ma anche sulla sussistenza degli stessi processi economici. E questo lo dico perché dopo tanti anni di fatica, diciamo, all'oscuro, guardo Corrado Battisti, diciamo, con cui ho condiviso molte, diciamo, avventure, ho la sensazione spesso, diciamo, di sentirsi isolati in alcune battaglie. In questo momento probabilmente, diciamo, si apre un decennio, noi speriamo, diciamo, che si apre un decennio in cui la possibilità di pianificare e di progettare in maniera diversa, rimettendo al centro anche il tema della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua, può diventare effettivamente realtà, può essere più facile di quanto non sia successo in passato, da un punto di vista, diciamo, della disponibilità all'ascolto da parte di chi decide, anche grazie, diciamo, alla disponibilità di risorse economiche. Diciamo, qual è la situazione attuale? Ci sono molti modi per misurare come sta, diciamo, un ambiente naturale. Nessuno di questi è esaustivo. Io faccio tre esempi. Uno è il fatto che lo stato di qualità dei corpi idrici in Italia e in Europa è ancora assolutamente insoddisfacente. Questi sono dei dati che non sono nemmeno nuovissimi, sono dati di 3 anni fa e si riferiscono alla distanza, come vedete, dagli obiettivi di qualità della direttiva quadro sulle acque. Aveva detto, insomma, di raggiungere l'obiettivo dello stato ecologico buono entro il 2015. In realtà, a quella data e anche, diciamo, un paio di anni dopo, in Italia poco più del 40% dei corsi e dei corpi idrici ha raggiunto l'obiettivo, in Europa ancora di meno. Quindi, diciamo, c'è ancora molto da fare. Se guardiamo all'Italia, che cosa è successo negli ultimi anni? L'Italia è uno dei paesi europei col più elevato tasso di biodiversità, circa 58.000 specie, insomma, una condizione assolutamente favorevole dal punto di vista orografico, morfologico, climatico, che apporta, diciamo, alla sussistenza in un territorio comunque anche con dei forti picchi di artificializzazione, porta comunque ancora adesso, diciamo, alla sussistenza di un buon livello di biodiversità. I trend che sono avvenuti negli ultimi anni hanno visto l'espansione, diciamo, di alcuni ambienti, in particolare, diciamo, degli ambienti forestali, e invece però un forte degrado degli ambienti di pianura e soprattutto, diciamo, degli ambienti, ovviamente, diciamo, di conseguenza degli ambienti fluviali e degli ambienti costieri, quindi le piane fluviali e degli ambienti costieri in cui si ritrovano
la gran parte inevitabilmente reticolo idrografico. Ad esempio, per farvi un esempio, questa è la lista rossa, diciamo, dei vertebrati in Italia. Come vedete, il grafico, la torta in alto a destra è quella relativa ai pesci d'acqua dolce, che sono tra vari gruppi. In alto a sinistra ci sono i pesci cartilagine e poi anfibi, rettili, uccelli, mammiferi. Come vedete, i pesci d'acqua dolce sono quelli che se la passano peggio, no? In qualche modo ci sono alcune specie estinte. Quasi, diciamo, il 50, poco più, diciamo, del 50% si trova in condizione di pericolo, quindi nelle diverse categorie che esprimono la vicinanza al rischio di estinzione. Un poco meglio, diciamo, se la cavano d'acqua dolce, ma comunque abbiamo il 30% almeno che sono in uno stato, diciamo, poco soddisfacente. Quali sono le ragioni di queste criticità? Sono tante, ne possiamo vedere qualcuna, diciamo, tra le principali. Un problema che è legato alla scarsa qualità delle acque. È un problema che rimane in Italia, rimane perché c'è un problema di depurazione che non è mai stata particolarmente, non è mai stato, diciamo, risolto, con un problema legato quindi alla presenza, ad esempio, di sfioratori, di una rete obsoleta. In alcuni casi sono anche, appunto, gli impianti di depurazione che non funzionano sufficientemente. Un problema legato alle forti captazioni a scopo idroelettrico, a scopo irriguo, che diminuiscono quindi la quantità d'acqua e di conseguenza impediscono lo svolgimento dei processi ecologici, determinando una crisi, una situazione, diciamo, di degrado che non aiuta ovviamente la conservazione della biodiversità. C'è il problema dell'inquinamento diffuso nei territori agricoli, o di nuovi inquinanti, come ad esempio le plastiche, le mesoplastiche e soprattutto le microplastiche, i cui effetti oggi, diciamo, sulle catene trofiche e sulla conservazione delle specie vegetali e animali non sono ancora chiarissime. Un'altra problematica che incide fortemente sulla conservazione della biodiversità all'interno degli ecosistemi acquatici è quella delle specie aliene, che però non è una problematica a sé stante, ma deriva in qualche modo, è legato ad altri problemi sia naturali, ad esempio i cambiamenti climatici, ma soprattutto, diciamo, di natura antropica, quindi l'alterazione degli equilibri ecosistemici determinati da alcune azioni antropiche favoriscono in un qualche modo l'ingresso e l'affermazione di specie aliene, e questo soprattutto in alcuni ecosistemi, in alcuni ambienti chiusi, determina una forte trasformazione, un forte impoverimento, diciamo, delle popolazioni di specie. Nei fiumi, nelle aree umide, alcune, diciamo, delle specie aliene hanno determinato, ripeto, una grossa banalizzazione delle comunità faunistiche, ad esempio. Io qui ho riportato cinque esempi a caso, presi, diciamo, uno per ciascuna classe di vertebrato, dall'elenco, diciamo, delle specie aliene particolarmente pericolose dell'Unione Europea. Però, come vedete, esempio, se si guarda l'ultima checklist della fauna ittica delle acque interne in Italia, porta, diciamo, un dato che è effettivamente molto preoccupante, perché il 50%, diciamo, dei pesci che vivono stabilmente nelle nostre acque non sono autoctoni, ma sono state introdotte dall'uomo. Ovviamente l'altro tema, diciamo, un'altra famiglia ampia, diciamo, un'altra criticità, che è quella della distruzione e della degradazione degli habitat e della frammentazione ambientale. Se si guarda agli ambienti fluviali, sono numerose, diciamo, le cause che provocano che questa che provocano, diciamo, questo fenomeno. Uno di questi è il consumo di suolo, ad esempio, fisicamente, che è un tema che in Italia rimane, ahimè, molto caldo. Ovviamente, in un paese che ha una
una grossa superficie, che ha un'orografia particolare, una grossa superficie occupata con le montagne, come si diceva prima, l'occupazione di suolo si concentra soprattutto nelle valli fluviali, e quindi questo ha portato alla scomparsa, diciamo, di territori fluviali, alla scomparsa appunto di aree che contribuiscono di nuovo, diciamo, a mantenere in buono stato la salute degli ecosistemi fluviali. Nella storia di questo paese, ed è qui, diciamo, iniziamo un po', anticipiamo i temi che saranno trattati poi nei prossimi interventi, nei prossimi incontri, ma è inevitabile. La maniera in cui sono stati trattati i fiumi ha inciso profondamente, diciamo, sulla qualità degli ecosistemi. Ha inciso profondamente perché come dire, il valore che ha guidato principalmente la gestione dei sistemi fluviali in Italia è stata quella della riduzione, in qualche modo, del rischio idraulico e idromorfologico. Però questo è avvenuto in una maniera molto invasiva, molto impattante, con una serie di tecniche, con una serie di interventi che hanno appunto pensato a singoli obiettivi o a risolvere delle problematiche locali senza guardare all'equilibrio, diciamo, di bacino e ai diversi servizi ecosistemici che un ambito fluviale può offrire. Quindi, senza puntare, diciamo, a degli interventi integrati, ma risolvendo, come dicevo, singole problematiche, in alcuni casi in maniera anche del tutto discutibile, in altri casi certamente sbagliata. Sempre questo che vedete è un esempio di escavazione in albero, che era un qualcosa che tragicamente ancora ogni tanto si vede, anzi spesso si vede nei nostri corsi d'acqua, così come diciamo, altri interventi classici, la rettificazione, no? L'idea era quella di far scorrere velocemente l'acqua verso valle, e quindi per ottenere questo obiettivo si tagliavano i meandri, quindi si eliminavano una serie di ecosistemi preziosissimi, e di nuovo in un qualche modo si alterava l'equilibrio complessivo, così come le arginature che impediscono la divagazione laterale, diciamo, del corso d'acqua, e quindi tutti i processi funzionali e connettivi con la sua piana inondabile. Tutte tecniche, diciamo, tutte tipologie di interventi che, ripeto, la riqualificazione fluviale in un qualche modo intende mettere in discussione, cioè nel senso che la riqualificazione fluviale dice ci possono essere dei casi in cui gli interventi di tipo tradizionale sono effettivamente quelli più indicati, ma ci possono essere molti altri casi in cui, cambiando l'approccio e invece pescando da un paniere molto più ampio di strumenti e di tecniche, in particolare provando, ove possibile, a restituire spazio al fiume e a ripristinare invece i processi naturali del fiume, è possibile ottenere un risultato migliore di quello che abbiamo ottenuto fino adesso, tanto in termini di diminuzione e riduzione del rischio idromorfologico, e soprattutto restituendo, diciamo, un valore ecologico, paesaggistico e ricreativo agli ambiti fluviali. Ancora altri interventi classici che vedete, che vediamo ancora sparsi nei nostri corpi idrici, sono le briglie, le dighe, diciamo, le interruzioni, tutte le opere che sono state progettate per in un qualche modo togliere energia ai fiumi, oppure la rimozione della vegetazione, anche in questo caso intesa in passato sempre come pericolo, ma che in realtà ci sono ormai numerosi studi che dimostrano che ci sono determinate condizioni in cui effettivamente c'è la vegetazione in albero e nelle zone spondali ovviamente no, non ha degli effetti, anche dal punto di vista idraulico, particolarmente incisivi, per cui un certo tipo di manutenzione è del tutto superflua. Cioè, questo vale anche, diciamo, per il reticolo idrografico minore, per il reticolo di
di bonifica, ad esempio anche per la manutenzione ordinaria. Queste immagini le ho inserite perché mi sono state mandate stamattina e racchiudono, secondo me, un po' una serie di problematiche di carattere tecnico e anche di carattere procedurale e amministrativo. Qui non so se c'è qualche romano, oltre a Corrado Battisti, siamo nel fosso di Decima, quindi all'interno, diciamo, di un'area protetta, all'interno di un'area protetta e subito fuori, diciamo, dalla tenuta di Castel Porziano, quindi di un'altra area protetta che è sito della rete Natura 2000, estremamente con, diciamo, dei valori estremamente preziosi. Questo è un corpo idrico su cui è stata fatta proprio stamattina, diciamo, questo tipo di manutenzione, nonostante, diciamo, ci siano anche delle indicazioni a volte differenti da parte della Regione Lazio. Quindi un problema legato a una cultura di chi fa questi interventi che deve essere in un qualche modo arricchita con un po' di esempi positivi che ormai, insomma, si stanno diffondendo anche in Italia, e dall'altra parte una pletora di competenze e in un qualche modo una scarsa comunicazione tra i diversi soggetti che si occupano dei differenti aspetti della gestione dei corpi idrici, porta in un qualche modo a perpetuare, ripeto, tecniche e modalità di intervento che sono estremamente dannose per la conservazione della biodiversità. Come dicevo, però, invece è possibile applicare delle modalità differenti ed è quello che sta avvenendo in diversi contesti nazionali. Questi sono degli esempi presi dal Consorzio di Bonifica delle Acque Risorgive, quindi ci sono alcuni consorzi che applicano una manutenzione, cosiddetta manutenzione gentile. Quindi, per quanto attiene all'ultimo esempio che avevo fatto, quella della manutenzione della vegetazione, non è detto, diciamo, che si debba tagliare sempre la vegetazione a raso, perché applicando, diciamo, degli studi nelle singole situazioni è possibile immaginare di realizzare una manutenzione di questo tipo, ad esempio. Quindi la foto a sinistra vedete creare un canale di corrente, quindi lasciando la vegetazione lungo le sponde e tagliando soltanto quella nella parte centrale del canale, e questo ha un effetto preziosissimo per una serie di specie vegetali che ovviamente vivono lungo le sponde, e anche per una serie di specie di fauna che utilizzano, diciamo, quegli ambienti per la nidificazione, per l'alimentazione, come rifugio e come corridoio di spostamento. La stessa cosa vale per la tecnica che vedete applicata nella foto di destra, che è quella del canale sinuoso. Ripeto, sono tecniche che hanno un effetto positivo sulla biodiversità, ma che ovviamente non inficiano la sicurezza idraulica e che anzi, in alcuni casi, è stato dimostrato, portano anche dei vantaggi dal punto di vista proprio della facilità di manutenzione e anche dei costi di manutenzione. Poi è possibile applicare invece degli interventi che sono specificamente mirati a migliorare la qualità degli ambienti umidi proprio per le specie. Interventi che sono anche, come in questo caso, poco costosi, ad esempio la possibilità, diciamo, di realizzare delle buche in alveo anche come si dice, in corpi idrici parzialmente alterati, garantisce nuovi habitat per i pesci, oppure la possibilità di realizzare dei pennelli attraverso la posa di massi, cioè di diversificare in un qualche modo gli ambienti, gli habitat anche in corpi idrici che hanno perso in un qualche modo la sinuosità, consente appunto di ricreare le zone di turbolenza, le zone di calma e le zone di rifugio che possono essere utilizzate facilmente per la riproduzione di nuovo di pesci di anfibi. Oppure si possono realizzare ovviamente gli interventi un poco più
costosi, se volete, dal punto di vista economico, un poco più impegnativi, che sono la realizzazione, diciamo, di habitat laterali, soprattutto questo nei canali estremamente banalizzati, quindi diciamo, nei territori estremamente artificializzati, che possono essere, che in questo caso vengono utilizzati da diverse, diciamo, categorie di specie, dai invertebrati ai vertebrati. Infine, chiudo, diciamo, la mia introduzione facendovi vedere ancora qualche esempio pratico che si sta realizzando con il progetto Green Change, nell'ambito del quale vengono organizzati alcuni, diciamo, dei seminari. Il progetto Green Change ha l'obiettivo di migliorare la biodiversità, il livello della biodiversità all'interno di territori agricoli e dell'Agro Pontino e di alcune zone di Malta, dell'isola di Malta, e quindi agisce, diciamo, esattamente in un territorio, soprattutto nell'Agro Pontino, che è caratterizzato da un'agricoltura molto intensiva e che ha quindi un grosso livello, diciamo, di alterazione a oggi degli equilibri ecologici, ma che allo stesso tempo mantiene alcune isole di biodiversità di straordinaria importanza, soprattutto lungo la fascia costiera. Sono una serie di diciamo, dei laghi retrocostieri, retrodunali e il Parco del Circeo. Quindi l'idea del progetto è quello di ricostruire, di restituire soprattutto ai corpi idrici, diciamo, una funzionalità ecologica per aumentare la qualità complessiva del territorio di pianura. In questo caso noi interveniamo, questo è una delle aree in cui si realizza l'intervento un poco più cospicuo. Quello che vedete a sinistra è un diversivo idraulico, quindi una sorta di grande canale che viene utilizzato dal consorzio di bonifica dell'Agro Pontino per stipare acqua che viene poi distribuita durante i periodi di grande richiesta, ed è comunque come dire, un corpo idrico che nella stagione invernale in qualche caso ha dato problemi di esondazione. Ecco, qui noi realizziamo un intervento che in un qualche modo prova a essere, cerca appunto di risolvere allo stesso tempo almeno, diciamo, un paio di problematiche, perché si ricrea una grossa zona umida, che è quella che vedete a destra, permanente, che quindi in un qualche modo serve anche da accumulo delle acque nei periodi di maggiore piovosità, e si ricreano invece in un'area che è demaniale, che fino adesso, diciamo, non veniva utilizzata, si ricreano una serie di piccoli stagni temporanei, allo scopo di ricostituire gli habitat di interesse comunitario che un tempo erano diffusi appunto nella pianura pontina, che poi sono stati completamente distrutti dall'espansione delle superfici agricole. Quindi gli stagni temporanei, le praterie umide mediterranee e anche i classici boschi igrofili, diciamo, che un tempo riempivano quel territorio. Ovviamente questi interventi avranno un effetto positivo anche appunto su molte specie, in particolare, diciamo, specie di uccelli che utilizzano questo territorio anche come rotta migratoria per dirigersi verso i laghi retrocostieri, come dicevo, verso il Circeo. Ci sono altre tipologie di interventi che si realizzano all'interno del progetto. Questo è molto interessante perché in un'azienda privata, l'azienda, diciamo, dell'azienda agricola della Fondazione Caetani, c'è un corso d'acqua, il Fosso Epitaffio, che in questo momento borda l'azienda ed è a, diciamo, un livello di artificializzazione non particolarmente elevato, però è povero dal punto di vista della qualità ecologica, ha anche un problema di qualità delle acque, è privo di vegetazione riparia. Dopodiché l'azienda, che comunque, diciamo, è un'azienda
che opera agricoltura estensiva, non è un'azienda biologica, diciamo, non è un'azienda, è un'azienda molto accorta, molto attenta. Al suo interno ha una serie di scoline e anche una serie di corpi idrici minori che, come vedete, hanno oggi l'aspetto che vedete qui nella foto a destra. In questo caso si farà una verrà una risagomatura, diciamo, di questo fosso, che oggi scorre dritto, e gli verrà restituita sinuosità, e a metà del suo corso verrà realizzata una zona umida fuori alveo per migliorare, diciamo, la qualità delle acque del corpo idrico, acqua che poi viene utilizzata dall'azienda per irrigazione. Intorno alla zona umida l'azienda aveva un pioppetto produttivo che ha deciso spontaneamente di sostituire, anche in questo caso, con un bosco idrofilo. Quindi, come vedete, insomma, sono degli interventi di miglioramento complessivo del valore ecologico del territorio, che coinvolgono, diciamo, i corpi idrici, esaltandone le diverse funzioni che possono avere, soprattutto all'interno, diciamo, dei territori particolarmente artificializzati, per la conservazione della biodiversità. Chiudo dicendo che dando, diciamo, un ulteriore spunto, che è un altro aspetto, diciamo, del progetto Green Change che ci sembra particolarmente interessante da descrivere, è quello che, come nel caso che vi ho appena descritto della Fondazione Caetani, il progetto ha una punta alla ricostruzione, diciamo, di infrastrutture verdi all'interno del territorio agricolo, con un coinvolgimento diretto delle aziende che prenderanno, in un qualche modo, attraverso un accordo di land stewardship, uno dei modelli, diciamo, che si sta diffondendo un po' in Europa per la gestione, diciamo, della natura all'interno delle aree agricole. In questo caso la realizzazione, diciamo, delle le aziende che partecipano al progetto, dicendo, le aziende hanno firmato un accordo che si chiama Patto per la biodiversità, un accordo che coinvolge anche il consorzio di bonifica, quindi la realizzazione delle infrastrutture verdi, soprattutto lungo i corsi d'acqua, prevede che le aziende si occupino poi della manutenzione di queste infrastrutture in cambio di una serie di vantaggi che riceveranno tanto dal consorzio quanto dalla provincia. Però, diciamo, è un modo, ripeto, abbastanza innovativo in Italia, ma che invece è stato sperimentato nel centro e nord Europa, in Catalogna, ed è anche una maniera che viene incentivata, diciamo, dall'Unione Europea, viene guardata, diciamo, con grande attenzione dall'Unione Europea, perché è appunto una delle modalità che si sta rivelando più efficaci per la conservazione degli ambienti naturali residui e per, appunto, il ripristino degli ecosistemi. Io ho finito con la mia presentazione, anche se interrompo la condivisione, diciamo, della presentazione, e passo rapidamente la parola a Corrado Battisti, facendo una brevissima presentazione. Corrado parlerà, diciamo, è uno zoologo, diciamo, a tutto tondo, anche se lui è modesto e ama definirsi soltanto ornitologo, ma in realtà, ripeto, è un ecologo che si occupa di molti aspetti. Uno di quelli di cui si è occupato di più, di cui gli siamo tutti grati perché in tanti abbiamo imparato da lui, è quello della frammentazione ambientale e della connettività ecologica. Corrado è autore di diverse pubblicazioni tecniche scientifiche sul tema delle reti ecologiche, è stato uno di quelli che ha portato un po', ha lanciato il dibattito in Italia su questo meraviglioso paradigma delle reti ecologiche, ed è quindi un esperto di interventi, di gestione e di tecniche di pianificazione per incrementare la connettività ecologica dei territori, che è una delle funzioni principali che i corpi idrici hanno e che, soprattutto, ripeto, nei territori di pianura particolarmente alterati, svolgono, tra le altre funzioni
anche questa. E quindi noi abbiamo visto, guardate, in alcuni dei miei esempi, una serie di interventi di gestione che si sono stati realizzati e che si realizzano in passato e che si realizzano, ahimè, ancora tuttora, che vanno esattamente nella direzione opposta, cioè rompono la connettività, tanto longitudinale quanto laterale. Quindi ti passo la parola e lancio la tua presentazione. Grazie, allora, grazie a tutti, grazie Giuseppe, grazie al CIRF, a tutti quanti. E inizio subito, mi presento, sono Corrado Battisti, lavoro come, sono un mezzo sangue, iniziamo subito con una terminologia molto accademica, diciamo che ho una formazione in scienze naturali, in ecologia, come diceva giustamente Giuseppe. Con il tempo io ho attraversato tutte fasi operative, dalla pianificazione alla progettazione alla gestione. E questa cosa qua è molto interessante. Tra l'altro insegno anche agli ingegneri e il feedback con gli ingegneri è formidabile perché costringe il cervello ad essere creativo e a lavorare su tanti piani. Condivido subito, così non perdiamo tempo, e vado subito con la mia presentazione, che è questa. E vi parlerò, diciamo, l'argomento è connettività, frammentazione, il ruolo della frammentazione. Io però volevo fare un discorso un po' più ampio. Non so se si riesce a vedere, adesso sta condividendo. Allora, corpi idrici, sistemi connettivi, funzionalità, fauna, flora, biodiversità. Un aspetto importante, questo mio contributo vuole essere molto appunto concettuale, fornire spunti più che andare nello specifico. Quindi vedremo tanti concetti nell'arco dei 20 minuti che mi sono preso e spero di non annoiarvi proprio su questo tema. Allora, gli ambienti umidi, adesso vi do una lettura, visto che c'è tra l'altro una platea di ingegneri, io vorrei che loro facessero un gioco di ruolo, un transfert nella mentalità di chi fa scienze naturali, di biologia, del biologo, ma soprattutto di come vedere certe componenti ambientali. Allora, che cosa è un corpo umido, un ambiente umido? Allora, è qualcosa, è un ecosistema, quindi un sistema complesso, ma che ha queste caratteristiche che vedete elencate. Allora, eterogeneità spaziale molto elevata. Tutti i sistemi ambientali sono eterogenei, tutti. Appena c'è Almo Farina che dice che quando vedete una cosa omogenea, probabilmente la vedete ad una scala che non è quella giusta, perché tutti i sistemi naturali sono naturalmente eterogenei. C'è l'acqua, quindi c'è uno spiccato dinamismo temporale, chiaramente c'è la presenza dell'acqua, quindi stagionalità, livelli delle acque e al tempo stesso stress idrico. Eterogeneità spaziale, dinamismo temporale, che poi è sempre l'eterogeneità, ma nel tempo, il dinamismo, disturbi, eventi, c'è l'acqua corrente stabile, si muove verticalmente, longitudinalmente, orizzontalmente, quindi disturbi, eventi, chiamiamoli eventi, e quindi questo è un aspetto importante, mettetevi sempre con questa modalità di lettura, storie, ogni corpo idrico ha una sua storia, è eterogeneo, è dinamico. Ci sono eventi che avvengono, quindi c'è una storia. Qualsiasi immagine che vi mettiamo davanti, vedete contemporaneamente queste cose qui. Allora, guardate a sinistra, eterogeneità. Vedete? C'è fasce vegetazionali differenti, con altezza differente, tipologia, colore. Colore vuol dire sostanzialmente specie differenti, comunità vegetali, cioè gruppi di specie differenti, e poi arbusteti, situazioni arborate, boschi. E già lo vedete sulle fasce, no? Longitudinali lungo il fiume, ma poi li vedete anche trasversalmente, cioè se vi muovete da monte a valle vedete un cambiamento, un'eterogeneità. Dinamismo, dinamismo, vedete a destra in alto, no? Dinamismo, guardate quello stagno, che è il posto dove lavoro, una piccola palude, sostanzialmente i livelli delle acque si muovono sempre su e giù durante tutto l'arco dell'anno, quindi c'è dinamismo e questo si porta dietro cambiamenti giganteschi sulla flora, la vegetazione, la fauna. Fauna è una parola che non vuol dire nulla. Fauna, partiamo dai batteri, arriviamo ai mammiferi, passando per gli uccelli, gli anfibi, i rettili, gli invertebrati, gli insetti, i crostacei, un mondo che cambia stagionalmente. E sotto vedete
zone incendiate, sfalciate, stressate, quindi il disturbo sia umano che naturale. Questo è l'essenza. Tra l'altro c'è Van Noode, no? Il river continuum concept, ovvero il concetto che il fiume, vedete sotto, è eterogeneo sia per gradienti, cioè c'è un'eterogeneità che cambia piano piano piano, sia per soglie. Immaginate cambiamenti netti, prato, prato allagato, arbusteto, bosco ripariale, oppure per gradienti, muovendovi verso valle ci sono piccole differenze ed è longitudinale e trasversale questa eterogeneità. Andiamo avanti. La storia degli eventi, vi dicevo, avvengono eventi, ma avvengono sia regolarmente sia occasionalmente, una volta ogni tanto. Immaginate un grande incendio su un bosco ripariale, avviene una volta ogni X anni, quindi è un evento che accade con una sua incertezza. Ogni corpo idrico ha una storia di eventi. Anche questo è importante per chi studia, no? Sui libri, i modelli, no? Lo stagno, la vasca di laminazione, il fiume, il corso d'acqua, il torrente, hanno le loro caratteristiche, sì. Ma ogni torrente, ogni stagno, ogni vasca di laminazione ha una sua storia che la rende differente, lo rende differente dalla vasca di laminazione, torrente vicino. Perché magari, e quindi ha una sua peculiarità, perché magari anche l'uomo e tutta la componente sociale, economica, le driving force, la piscicoltura, l'allevamento, l'agricoltura, l'urbanizzazione, influenzano quel corpo piuttosto che un altro, va bene? Vi faccio un esempio. Immaginate l'evento di cefali, anguille, pesci in una zona umida, no? Questo che porta? Ovviamente la piscicoltura porta a una movimentazione artificiale dei livelli idrici, no? Questo chiaramente porta presenza di pesci, ittiofauna in eccesso, e quindi vedete in basso l'incremento di tutti gli uccelli che si mangiano, o di tutti gli animali che si mangiano pesci. E questo capita in una palude che ha piscicoltura. Nella palude a fianco, identica, dove non c'è piscicoltura, tutto questo non c'è. Quindi non ci sono 230 specie di uccelli, non ci sono, perché c'è questa attività economica. Quindi storia. Nel mio caso, dove lavoro, lo riporto sempre, nel 1938 è stato deciso di governare, di gestire quella palude con la piscicoltura. Ha cambiato totalmente la storia di quel sito, da quel posto, alla palude che sta a 7 km, che è la palude di Macchia d'Onda, vicinissima, che ha tutto un altro, un'altra storia, e quindi tutta un'altra fauna, flora, perché chiaramente tutto dipende dalla storia. E guardate in alto, la movimentazione dei livelli idrici cambia la vegetazione. Il fragmiteto, vedete il canneto che sta ai lati della palude, non sarebbe assolutamente presente se non ci fosse stata la piscicoltura. Uno pensa ai pesci che c'entrano col canneto, c'entrano. Quindi la storia, però questo è un fatto storico, antropico, presente, dovuto alla presenza dell'uomo, ma oppure naturali. Ci sono tantissimi eventi naturali, no? E quindi facciamo alcune considerazioni. La presenza dell'acqua porta a questa peculiarità, a questa storia, eventi, eterogeneità, dinamismo, ma anche effimero, qualcosa di effimero. Pensate voi l'esondazione di un corso d'acqua che porta ambienti allagati solo per alcuni giorni all'anno. Questo portano informazione genetica, biologica, di organismi che si collocano su queste ripe, ma sono adattati all'effimero, perché quelle ripe dopo 10 giorni, un mese, diventeranno disseccate, e quindi non ospiteranno solo specie adattate evolutivamente a condizioni di stress idrico. Ok? Una cosa importante, guardate, gli ambienti umidi sono dei mondi biologici incredibili. Possiamo parlarne all'infinito, le catene trofiche alimentari, no? Cioè quello che mangia quell'altro, il predatore, che tantissime cose. Non siamo qui, abbiamo pochi minuti. Ma questo porta delle ricadute, il fatto che questi ecosistemi siano molto particolari, anche a livello percettivo umano. Una cosa che dobbiamo tenere da conto. Vi faccio un esempio. Nell'immaginario collettivo della persona, immaginiamo anche sia persone non biologhe, ma anche cittadini generici, che entrano in un ambiente naturale. Se entrano in un bosco, hanno la percezione della natura. Cosa avviene nel bosco? Guardate, questa è una cosa importantissima, io vi prego di un secondo concentrarvi. Entrate in un bosco e sentite in primavera cantare tanti uccelli. Avete la sensazione che il posto, quel bosco, è pieno di vita, no? Sentite tanti uccelli cantare. E andate in una palude.
Vedete degli stagni, vedete delle anatre, qualche limicolo, cioè quegli uccelli con le zampe lunghe, e vi dà l'idea che c'è meno diversità, ma perché lo vedete, no? Lo vedete, vedete delle canne e dell'acqua. E questa è una falsa percezione, perché tutti, diciamo, gran parte dell'anno nel bosco, potrete ritornare in quel bosco a sinistra 10, 20, 30 volte, sentendo sempre cantare tanti uccelli, ma tutte le volte sono sempre gli stessi uccelli, sono sempre le stesse specie. In palude, magari ogni volta, in palude o lungo un fiume, ogni volta entrate e vedete 3, 4, 5 specie, meno specie che, di quelle percepite in un bosco, ma ogni periodo, ogni settimana, ogni mese, cambieranno moltissimo rispetto al bosco. Non sono le stesse, ma ci sarà, vedete in basso, un elevato turnover. Quindi a gennaio trovate 10 specie, a febbraio trovate 10 specie che non sono quelle di gennaio e siamo arrivati a 20, a marzo altre 10, diverse dalle prime 20, quindi 30, arrivate a 120-130 specie, cosa che nel bosco non avviene. Entrate nel bosco, sentite 20 specie, il mese successivo ne sentite 20, quindi di più delle 10, ma sono sempre quelle 20. Turnover, il concetto è turnover. Turnover, cambiamento dovuto proprio all'eterogeneità e soprattutto al dinamismo che è tipico degli ambienti umidi, che però vengono percepiti poco dal punto di vista della biodiversità da parte dell'opinione pubblica. Quindi compito di chi tutela questi ambienti è veicolare il concetto di cambiamento nel tempo delle specie, non l'osservazione delle specie in quel momento nel quale il cittadino entra e va a vedere. Biodiversità, questa è una chiave, vi do chiavi di lettura, non approfondiamo niente, però dobbiamo arrivare al nodo. La biodiversità può essere degli ambienti umidi, quantitativamente ottenuta, calcolata, numeri di specie, numeri di individui, tanti indici di diversità anche calcolati attraverso metriche particolari, no? E perché questo? Perché ce ne sono tanti di individui e di specie. Perché pensate voi che il numero di individui dipende da quante risorse ci sono. Per cui centinaia, migliaia di individui di una specie sola dipendono dal fatto che c'è tanto cibo per quella specie sola. Ma se io cambio gli ambienti, ho non solo tanto cibo e tante risorse, ma anche tante possibilità per specie diverse, quindi non ho tanti individui solamente, ma anche tante specie, quindi tanti individui di tante specie. Ve l'ho detto un po' rapidamente, ma pensateci un attimo. Sono due concetti diversi, il numero di individui e il numero di specie. Il numero di individui dipende da quante risorse ci sono. C'è tanto cibo, tanti insetti, ci saranno tanti individui, magari solo di una specie o di poche specie. Ma se io cambio, ed ecco l'eterogeneità, se io cambio gli ambienti, la numerosità di ambienti, io avrò tante nicchie, cioè tanti habitat differenti, diciamo, la semplifico un pochino. E quindi ogni nicchia, ogni ambiente con tutti i suoi parametri ospiterà una specie particolare con i suoi individui e quindi avrò anche tante specie. Obiettivo di chi conserva questi ambienti è mantenere tante risorse, quindi tanti individui, e tanti ambienti diversi, tanta eterogeneità per tante specie, tanti individui, tante specie. Queste specie anche qualitativamente, non solo quantitativamente sono diverse, ma anche qualitativamente, perché sono specializzate. Pensate, vedete, vi ho messo quella foto di una specie, che è il mignattaio, è un uccello Plegadis falcinellus, il nome scientifico, è una delle centinaia di specie che abitano questi ambienti umidi, ma guardate che struttura del becco, ogni specie ha un becco diverso perché è specializzata rispetto a caratteristiche ambientali diverse. Ma perché c'è tanta specializzazione? Perché c'è tanto dinamismo ed eterogeneità. Questi sono gli ambienti. Sulla funzionalità, a che serve? Arriviamo un po' alla connettività, al discorso. A cosa servono per la biodiversità questi ecosistemi, questi corpi idrici, questi ambienti umidi? Tanti habitat, quindi siti di sosta alimentari, riproduttivi per tante specie. Si fa presto, ve la faccio rapida, ma si fa presto a dire un sito di sosta. È un sito di sosta spot, una volta all'anno, una volta al mese, sempre permanente. Ogni specie si adatta a questo, no? Quindi c'è di tutto, ma sostanzialmente il concetto qual è? Gli ambienti umidi, corpi idrici di qualsiasi tipo, sono dei formidabili sistemi che
ospitano le specie, quindi habitat, e sono dei siti di sosta a diversa periodicità. Ma poi arriviamo a questo. Sono corpi idrici i torrenti, i fiumi, i corpi lineari, sono lineari, quindi svolgono una funzione di dispersione. Questo per gli uccelli, per gli anfibi, per i pesci, ne ha parlato prima Giuseppe Todaro. Su questo vi invito, io qui ho portato, perché se no stiamo sempre su video digitale, ma c'è la carta che è importantissima, ci sono le cose reali. Bennett IUCN, scaricabile, un libro fantastico, si chiama proprio Linkages in the Landscape, cioè collegamenti nei paesaggi, è sostanzialmente un libro sulle vie d'acqua, ma non solo, e vi dice tutti i tipi possibili di dispersione lungo corpi idrici. Ci sono, ve la faccio, vedete l'immagine a destra, ci sono dispersioni lineari, ci sono dispersioni per stop over, per stepping stone, sarebbero pietre d'agguato, molti, per esempio gli uccelli, i pipistrelli, le farfalle, gli uccelli con le ali, non hanno necessariamente bisogno di vie d'acqua lineari, ma anche semplicemente di punti di sosta regolarmente distribuiti ogni tanto. Avete visto il progetto prima di Todaro presso il Parco del Circeo? Semplicemente erano situazioni, punti formi, dove questi animali si fermano, sito di sosta, ma anche di dispersione volando in un altro. Non c'è bisogno di spendere, e qui c'è l'aspetto economico, un ingente capitale per collegare stagni con i corridoi. Usciamo anche da questo paradigma, non dobbiamo per forza collegare, gli animali si spostano anche volando, no? E quindi è possibile anche questa modalità. Guardate, questo è un mondo, tra l'altro, guardate la copertina e memorizzate Lindenmayer e Nix, ce l'ho scritto, sotto, questo non so se è scaricabile, ma ve lo comprate. Habitat fragmentation e collegamenti, cioè non solo il problema della frammentazione, perché se si frammenta non c'è più dispersione, le specie si estinguono, no? E questo è un libro che espone molto bene questa tematica. Abbiamo parlato di funzionalità, no? Per le specie come sosta, come dinamica, e i servizi ecosistemici e la funzionalità per l'uomo, no? Non dico niente di nuovo, quindi i corpi idrici, le zone umide sono funzionali anche noi, mantenendole però vitali e in connessione tra loro, altrimenti lo stesso ciclo dell'acqua non si manterrebbe, il sistema collasserebbe. E vi ho scritto in neretto questa cosa, sono ignorati molti servizi ecosistemici, ancora questa parola non entra nel gergo comune, sono molto sottovalutati, o meglio, voi che siete poi state all'università, purtroppo è un linguaggio che rimane sempre molto in circoli tecnici e accademici, servizio ecosistemico, dobbiamo fare uno sforzo per tradurlo, ma perché? Ma perché è la chiave di tutto, perché io conservo un corpo d'acqua, perché impedisco che venga frammentato, interrotto da dighe, perché devo mantenere siti, habitat, sosta, dispersione per la fauna e la flora e per l'uomo il mantenimento dei servizi ecosistemici, l'energia, l'agricoltura, la difesa idrogeologica, tutti quei servizi, c'è scritto tanto su questo, sono fondamentali, spesso non sono monetizzabili. Pensate, vedete che ho scritto un po' di servizi, no? Buttati lì, no? Immaginate la cassa di espansione naturale di un fiume, c'è una città, una cittadina, è capitato nel mio caso, non è stata alluvionata grazie al fatto che vicino c'era una palude, ma una palude è una cosa per naturalisti, una palude vicino alla città è una cassa, una vasca di laminazione formidabile in caso di alluvioni, tant'è che è capitato due volte che ci hanno proprio detto a noi come parco, ma vi dispiace se noi dirottiamo le acque perché c'è un problema di alluvionamento? Assolutamente sì, è questo il servizio che svolge questo piccolo ecosistema, spesso denigrato, spesso non ben percepito, avete visto prima, è un ambiente difficilmente comunicabile all'opinione pubblica. Vado rapidamente, alcune considerazioni sulle criticità. Gli ecosistemi umidi sono complessi, tante specie, tante relazioni, adattativi, ovvero si adattano, e spesso resilienti. Cioè subiscono impatti, perturbazioni e recuperano. Attenzione però, perché questo recupero
ovvero la capacità resiliente degli ecosistemi umidi dipende da tre caratteristiche, io direi tre cose che uno deve mettersi in testa. Devono essere diversificati. Allora, più un ecosistema umido, fiume, stagno, palude, torrente, è diversificato, vuol dire tante specie animali e vegetali, più è resiliente, più ci serve anche a noi come servizi. Più è flessibile, la flessibilità dipende un po' anche dall'adattamento. Immaginate, vedete tutta la flessibilità ecologica di tante specie animali e vegetali legate all'ambiente umido, è tale perché sono abitati a ambienti stressati, quindi sono specie naturalmente flessibili e ridondanti. Ci vogliono non solo tante specie, quindi una diversificazione, ma di ogni specie tanti individui. Questa è la ridondanza del sistema che lo rende robusto, resiliente, anzi, oserei dire. Mancano pochi minuti, sto finendo. Arriviamo alla nota dolente. Vi ho parlato un po' del valore dei servizi, del ruolo degli ecosistemi umidi e soprattutto in un'ottica di mantenimento del sistema, della rete, no? Del ciclo delle acque, poi sostanzialmente. Andiamo alla parte dei problemi, del problem solving, allora le criticità. Allora, qualsiasi, non facciamo l'elenco dei problemi perché passeremo le ore, ma sostanzialmente le minacce agli ambienti umidi, stress idrico, incendio, captazione, frammentazione, eccetera, eccetera, specie aliene, no? Le specie introdotte e così via. Questa roba qui è caratterizzata, gli eventi di disturbo sono caratterizzati da un loro regime di disturbo. Su questo c'è scritto tanto, chiedetemi, vi mando roba se, quando volete. È opportuno sapere che il sistema è resiliente, recupera, ma fino a una certa soglia. Questa soglia da cosa è determinata? Dal regime del disturbo, ovvero da quanto vedete la terza riga, soglie, estensione, durata, frequenza e intensità. Qualsiasi cosa, se io incendio, captazione, eccetera. Quanto è esteso, quanto è frequente, quanto è intenso e quanto dura. Queste cose qui sono gli attributi del regime di disturbo che creano, che fanno capire se siamo sopra soglia, cioè se il sistema non ce la fa più ad assorbire e quindi non può essere più resiliente. Attenzione, le dighe, le chiuse, l'urbanizzazione, le infrastrutture, i sistemi di frammentazione riducono. Con la loro caratteristica di regime, sono molto estesi, durano, sono frequenti, sono molto intensi, chiaramente portano a un'alterazione delle dinamiche e quindi a una riduzione della resilienza. Il sistema fa fatica a recuperare. Finisco con tre piccole slide, un po' scritte, io ve le mando, io vi lancio il concetto e chiudiamo. Le risposte, cosa fare, no? E qui ci muoviamo su tre parole chiave, P, anzi lettere, PGC, pianificazione, gestione e conservazione. La pianificazione, i piani di bacino, i piani forestali legati alle acque, la gestione delle aree protette, di ambienti umidi, la rete ecologica, sono tutti strumenti di pianificazione che hanno dei forti punti di forza perché costringono gli enti territoriali a dare degli indirizzi al territorio. C'è un problema, punti di debolezza di questi strumenti hanno tempi lunghissimi. Io stesso ho fatto parte di gruppi di lavoro per piani di bacino, piani di aree protette, piani territoriali di coordinamento. Durano 5-10 anni. La risposta sul territorio arriva molto dopo. Spesso, e lo dico a una marea di studenti che mi sta ascoltando, spesso sono esercizi accademici che non sono cogenti. Cogente vuol dire che arriva sul territorio, quell'indirizzo arriva. Se io dico una cosa, quella cosa arriva sul territorio. Spesso rimangono chiusi in libroni o in file o in quello che è. E questo non va bene. Spesso, tra l'altro, c'è una cosa importante, c'è quello che viene detto colonialismo tecnico-accademico. Territorio della provincia X arriva al gruppo di ricerca di un'altra provincia che non conosce la storia, l'eterogeneità, lo vede da GIS, lo vede in modo virtuale, non conosce nulla dell'evento che sta lì, del sistema che sta lì. E scrive, 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 quella roba è un colonialismo accademico, tecnico che non arriva, non è cogente. Questo è uno dei grandi problemi che lancio. Secondo punto, la gestione. Una volta che ho pianificato il sistema, so in quale zona ho le aree protette, le zone vincolate, le zone di restoration, cioè di ripristino, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo. Io stesso lavoro in un ente gestore, cioè un piccolo parco che gestisce quotidianamente, periodicamente il sistema. Punti di forza. Chi lavora in un sito
lo conosce, conosce la storia, lo conosce bene, ci va tutti i giorni, ha gli operatori che lavorano, è una cosa fantastica, conosce la rete sociale, gli stakeholders. Gli stakeholders possono essere positivi, negativi, impattanti o meno, impattanti positivamente, impattanti negativamente, gente che lavora sul territorio, che può creare problemi al sistema, va bene? Conoscere il sistema sociale e non solo quello tecnologico, ingegneristico o biologico naturalistico è importantissimo. È la differenza che fa se, se il progetto arriva di gestione, arriva al successo o no. Punti di debolezza. Chi gestisce per tanto tempo un singolo sito diventa, si dice, miope. Cioè conosce molto a fondo quel punto, quella zona, gli manca la lettura generale che succede. E che se io da anni lavoro in una piccola palude e mi occupo solo di quel posto, mi perdo di vista il ciclo delle acque, il paesaggio circostante, quindi lo sforzo che chi lavora nella gestione deve fare è guardare sempre alla scala più alta, quella che viene detta scala di paesaggio. Sto finendo, è l'ultima. Poi c'è la conservazione. La conservazione è un termine che, delle discipline naturalistiche, ambientali, che è, focalizza su singoli target. Conservo la specie, conservo quella comunità, conservo quel processo, quel qualcosa che è legato a quell'ambito lì, a quel sito. Ad esempio il ripristino ambientale della zona X declinato con l'obiettivo di tutelare la specie Y. Va bene? Punti di forza sono progetti, project management. Voi ingegneri che siete bravissimi nel project management, questa roba teoricamente dovreste farla, dovreste lavorare assieme a naturalisti e ambientalisti, al settore ambientalista, perché ambientale, perché è project management, questo è qualcosa di importante. Qual è il punto di debolezza? Spesso c'è anche qui un tecnicismo spinto che io vedo molto e che è solo di carattere progettuale, tecnico, ambientale, ingegneristico, tecnologico e poco attento agli aspetti storico-sociali che fanno la differenza nel fallimento o meno, nel successo o meno di un progetto. Ho finito, vi ringrazio, ho scritto un manuale di gestione di un singolo sito, un ambiente umido molto piccolo, il prezzo è praticamente zero, anzi è zero. Se siete interessati ve lo mando per posta o anche cartaceo. Ringrazio tutti quanti e alla prossima. Grazie Corrado, noi ringraziamo te per la tua solita presentazione molto appassionata e di cuore. Hai dato mille spunti che non è possibile cogliere visto il tempo e il ritardo che abbiamo accumulato. Io sintetizzo, diciamo, la cosa che forse hai ripetuto di più è quella del dinamismo e della complessità, che è un concetto molto caro, diciamo, al CIEF e al messaggio, diciamo, della riqualificazione fluviale, che sottolinea quello, diciamo, che in un qualche modo abbiamo detto prima, che proprio i fiumi sono sistemi intrinsecamente complessi. Tu ci hai dato una carrellata, diciamo, di una serie di fattori che possono modificare gli equilibri e le dinamiche, e quindi questo comporta evidentemente la necessità, quando si progetta, quando si programma un fiume, di unire più professionalità e di non fare ricorso, diciamo, a delle soluzioni preconfezionate, se vogliamo sempre uguali, ma appunto a guardare alla storia di quel territorio, alle complesse caratteristiche di quel territorio e utilizzando quindi soluzioni progettuali, gestionali e non strutturali articolate e complesse. A questo punto io passo la parola a Valentina Parco, anche lei una naturalista, una ecologa fluviale, grande esperta, diciamo, di ambienti fluviali. Valentina ci mostrerà invece un po' quello che sta avvenendo all'interno del suo territorio, che come vi ho detto è il Parco del Ticino Lombardo, quindi con una strategia pluriennale a questo punto che l'ente sta portando avanti per la riqualificazione dei corpi idrici all'interno del suo territorio, un territorio che mantiene dei valori ambientali e paesaggistici straordinari, ma che deve fare convivere appunto questi valori con una serie di attività economiche, in particolare agricoltura di qualità, che continuano a essere presenti e che hanno un notevole peso
su quel territorio. Valentina, vai e ti chiedo di stare nei tempi, scorrettamente, visto che io e Corrado ti abbiamo eroso, diciamo, parte dei minuti che ti spettavano. Va bene, innanzitutto mi sentite? Sì. Sì, perfetto. Allora, provo a condividere io lo schermo e vediamo così forse è anche più facile la gestione. Tengo spenta la mia telecamera. Allora, innanzitutto grazie per la presentazione, grazie per l'invito a questo incontro. Mi fa molto piacere anche perché insomma gioco un po' fuori casa e insomma, quindi spero di potervi dare degli spunti così un po' interessanti. Vedete la presentazione? Si vede tutto? Sì, si vede tutto, Valentina, vai. Sì, benissimo. Allora vado. Allora, visto che appunto, come dicevo, gioco un po' fuori casa, faccio due slide veloci sul Parco del Ticino perché magari non tutti lo conoscono bene. E parto molto da lontano perché con questa foto dell'Agenzia Spaziale Europea vi faccio vedere il Parco del Ticino dallo spazio. In quel cerchio rosso, se notate, c'è una linea verde che congiunge le Alpi con l'Appennino o comunque la zona di pianura di pianura padana proprio centrale. Ecco, quella striscia verde è la Valle del Ticino e purtroppo è l'unico collegamento reale esistente, l'unico corridoio ecologico di cui ha parlato in termini veramente interessantissimi anche il professor Battisti, appunto è l'unico rimasto nella pianura padana. La pressione antropica è nota e quindi il Ticino, appunto, è l'unico fiume che ha un collegamento reale, cioè le foreste fluviali, gli ambienti perifluviali sono ancora in gran parte conservati e garantiscono davvero questo corridoio te sia terrestre che fluviale, che anche ovviamente come rotta migratoria. E questa è merito anche del fatto che comunque il Parco del Ticino ha 47 anni e quindi ha una lunga storia, il primo parco fluviale, il primo parco regionale d'Italia e quindi la presenza dell'area protetta ovviamente ha consentito di cercare di mantenere le qualità di questa valle. Qua qualche foto dall'alto, giusto per darvi un'idea di quello che è il Ticino, un fiume meraviglioso, e delle foreste che lo circondano. Che lo circondano quasi appunto completamente, salvo alcuni brevi tratti dove prevalgono magari le agricole, oppure nel caso la città di Pavia che vedete sullo sfondo di questa foto, che ovviamente ha una storia molto antica e ovviamente è nata su un fiume, però ci convive molto bene, anzi prima si parlava di casse di espansione naturale, la città di Pavia non ha mai avuto grossi danni dalle piene del Ticino proprio perché a monte ci sono quasi 100 chilometri o 70 chilometri di fiume che è libero di allagare le zone circostanti, i boschi circostanti, e quindi di non scoppiare invece dove ci sono aree urbane come la città di Pavia, che comunque è una delle poche. Qua vedete il punto di confluenza e si capisce perché il Ticino è chiamato fiume azzurro, perché il colore è ben diverso da quello del Po, ha caratteristiche veramente molto, molto diverse. Entrando nel merito degli interventi, io ho voluto fare una carrellata che cercherò di fare ancora più veloce di quanto pensassi, di alcuni progetti recenti. Come vi dicevo, il Ticino, il parco ha una lunga storia e i progetti fatti sono tantissimi, però porterei oggi queste due esperienze che mi sembrano molto calzanti e tra l'altro appunto essendo anche recenti hanno avuto forse anche un approccio particolarmente per alcuni versi e alcuni aspetti anche abbastanza innovativo. Uno è il progetto Life Ticino Biosource che si sta avviando alla conclusione, terminerà quest'estate e che appunto in 5 anni, anzi più di 5 anni, ci ha portato a realizzare tantissimi interventi proprio di rafforzamento, come si può capire dal titolo, dell'area sorgente costituita dalla Valle del Ticino. Ci siamo concentrati proprio nelle zone più tutelate, cioè, sì, più tutelate e più preziose dell'area protetta. L'altro è il progetto Specie Speracum, che invece è un progetto finanziato
finanziato da Fondazione Cariplo, che si è chiuso l'anno scorso, e anche in questo caso si è concentrato su aree sorgenti, aree umide, quindi una zona, queste paludi di Arsago, che è una zona molto vasta di colline moreniche un pochino più lontane dal fiume, ma comunque all'interno del parco, e il lago di Comabbio, che è uno dei laghi prealpini, che sono sempre di, diciamo, in gestione al Parco del Ticino, come ente gestore di Rete Natura 2000, di Siti Natura 2000. Ho scelto di farvi questa presentazione mostrandovi delle foto prima e dopo. Questi interventi che vi faccio vedere adesso sono tutti del live, di cui appunto accennavo prima. Questa che vedete è quest'area, diciamo, più spoglia di vegetazione, ma dove vedete delle ondine, delle linee, sono interventi di forestazione che sono stati fatti dal parco negli ultimi 15 anni circa. Questa è una foto più vecchia che ovviamente ho preso per fare il confronto, e appunto il parco si è concentrato per tanti anni con i forestali per potenziare i boschi per i fluviali, e però negli ultimi anni ci si è rivolti invece a cercare di incrementare ulteriormente invece gli ambienti umidi laterali, quindi il fiume è già molto bello, ha i suoi rami, le sue cose, però abbiamo cercato di fare di più. Quindi ad esempio in quest'area dove erano presenti, siccome la falda è molto superficiale, c'erano dei vecchi fontanili ormai che non, dove l'acqua non, le risorgive che non erano più attive, delle vecchie pozze, così il progetto ha voluto ripristinare diversi ambienti, anche diversi, differenti fra di loro. Diceva benissimo prima Corrado, bisogna cercare di diversificare il più possibile, di creare ambienti anche magari vicini, ma che abbiano caratteristiche anche solo, magari anche impercettibilmente per noi, ma invece molto percettibili per le specie che poi li colonizzano, disomogenei. Quindi ci sono pozze più piccole, pozze più profonde, acqua corrente, acqua ferma, proprio per permettere a un numero di specie più elevato possibile di colonizzarle. E questa è una foto molto più recente, come vedete il quadro, non ci sono più quelle linee in mezzo a insomma sembravano dei campi, sono diventati boschi, e all'interno di questi boschi ci sono le aree umide che sono state create con il LIFE. Questo è un altro intervento, questo direi proprio emblematico. Questa è una proprietà, tutti questi pioppetti che si vedono, queste linee geometriche, questi campi con questi alberi disposti in linee geometriche, sono appunto pioppetti, li chiamiamo pioppetti industriali, come si vuol dire, che il parco ha acquistato ormai una ventina di anni fa. Sono 100 ettari, una proprietà di 100 ettari acquistata con delle compensazioni dell'alta velocità, e che il parco ha pian piano sostituito, tagliato, e sono stati creati ambienti diversificati, in particolare con questo LIFE di cui vi parlavo ora. Questo è un esempio, è una delle tavole di progetto, e diciamo, mi ha servito un assist fantastico Corrado, perché questa è una gigantesca area umida che è stata creata, e come vedete non ha un profilo regolare, ma c'è questa specie di corpo centrale più profondo con delle sponde laterali a profondità molto differenti, e poi questa sorta di testa di medusa che si vede in alto, che da un punto di vista realizzativo è stato veramente un gran casino, per chiamarlo col suo nome, cioè l'impresa ha fatto un lavoro incredibile, però sono tutte situazioni diversificate, profondità completamente differenti, anche modalità di, come dire, di scavo differenti, che hanno permesso di realizzare degli ambienti a canneto, che poi adesso si vedono anche appunto da Google, ve li farò vedere bene nell'immagine successiva, che ovviamente cioè questa diversità corrisponde poi a una diversità biologica di tutte le specie animali e vegetali che li colonizzano. Questa è invece mostra il mosaico di interventi che sono stati realizzati con LIFE, e mi interessava in particolare fare vedere che ci sono queste zone umide. Una era già esistente, è stata riqualificata, migliorata, una è stata creata ex novo qui,
E un'altra è quella che vi facevo vedere prima, questo enorme lago, diciamo, eutrofico. Visto che appunto parlo con ingegneri o futuri ingegneri, il materiale di scavo che è stato prelevato ovviamente per fare le aree umide è stato riutilizzato in queste altre aree gialle, contornate di giallo, depositando gli strati al contrario, cioè in pratica sono stati messi superficialmente le parti più minerali, perché sono stati creati dei prati magri. I prati magri sono caratteristici delle zone perifluviali del Ticino, dove appunto il materiale è grossolano e quindi drena molto ed è arido sostanzialmente, e ospitano anche in questo caso un minor numero di specie rispetto magari ad altri habitat, ma rarissime. E quindi è stato creato questo, cioè si è avuto un doppio vantaggio, cioè creando le aree umide abbiamo creato poi i prati aridi, che tra l'altro stanno venendo molto bene, sono stati messi a dimora delle specie di flora idonee e che adesso insomma, stanno man mano colonizzando. Qua si vede appunto da Google come sono adesso le nuove superfici. Qua da vicino potete apprezzare quello che era il disegno che vi ho fatto vedere prima, che adesso è appunto in realtà e sta già, il canneto si sta già sviluppando, e nel giro di un anno abbiamo avuto la colonizzazione del tarabuso, che è una specie, un piccolo ardeide molto raro, tutelato, eccetera, che era per noi, diciamo, il top che potesse arrivare. La certificazione che i lavori erano stati un successo ed è arrivato subito, quindi questo ci ha riempito veramente di soddisfazione. Quest'altro intervento è una storia lunghissima e complessa, con diversi progetti che sono ricaduti in quest'area. Come vedete, è insomma, una zona anche con un'influenza antropica forte. C'è questa linea sotto, nella parte sottostante, che è la TAV. E sopra invece c'era la vecchia autostrada costruita negli anni 60-50. Quando sono stati fatti questi lavori, come compensazione abbiamo chiesto l'eliminazione di questa autostrada e l'avvicinamento alla linea infrastrutturale già esistente, quella ferroviaria, in modo da non rimanere con un'area interclusa, e soprattutto per ripristinare il corridoio ecologico, che sennò la vecchia autostrada, che era costruita tutta su un terrapieno, non permetteva. E inoltre poi a nord, tutta questa zona di quest'area che sembrano delle belle zone umide, dove però ci sono case sparse dappertutto, erano in realtà dei laghetti di queste ville più o meno regolari, con recinzioni, fauna e flora le più diversificate, tutte non autoctone. E le compensazioni hanno previsto proprio l'eliminazione dell'acquisizione di questi immobili, la loro eliminazione, la riqualificazione dei boschi e delle zone umide. Ad oggi la situazione è questa. Spero che si colga che non c'è più l'autostrada, che è stata spostata più in basso, il vecchio sedime è stato riforestato completamente, fra qualche anno non si vedrà più nemmeno la cicatrice. La maggior parte delle abitazioni, soprattutto quelle verso il Ticino, che tra l'altro erano anche a rischio di essere allagate, anzi a volte venivano anche allagate, sono state rimosse e le recinzioni tolte, è stato riqualificato tutto, compresa questa zona umida che un tempo era invasa da bambù e specie esotiche, che noi abbiamo poi nel progetto LIFE ulteriormente riqualificato con messa a dimora di specie autoctone. E anche in questo caso i lavori hanno, come dire, gli interventi sono stati fatti in modo molto attento nel disegno della zona umida, per avere habitat il più possibile differenti e disomogenei. Quest'altro intervento, e stavo quasi, insomma, mi avvio quasi alla conclusione, invece sono due progetti finanziati a Fondazione Cariplo che hanno avuto come obiettivo la tutela di zone umide non esattamente vicino al fiume, una zona più collinare, dove ci sono queste paludi, questi ambienti effimeri che si allagano e si asciugano a seconda un po' dei periodi e delle precipitazioni. Probabilmente in passato questo andamento era più regolare, consentiva anche la presenza di fauna di grandissimo pregio, come quel piccolo rospetto che vedete sulla destra, che è il Pelobate fosco insubricus, una specie endemica della pianura padana ormai praticamente estinta
in tutta la pianura, e che qua invece è ancora una popolazione molto importante sul quale è partito proprio quest'anno un progetto LIFE che ci è stato finanziato. Ecco, queste aree umide in questi ultimi anni stavano entrando in sofferenza proprio per una distribuzione delle piogge ormai molto irregolare, il rischio di disseccamento nel periodo estivo, proprio quando queste specie sono in periodo di metamorfosi. E quindi questi progetti hanno avuto l'obiettivo di realizzare delle chiuse che ci consentono di gestire i livelli dell'acqua in modo da poter garantire quantomeno il periodo riproduttivo degli anfibi con un'adeguata quantità d'acqua. Nella foto sopra vedete questo grandissimo prato, un'area di quasi 5 ettari, che una volta appunto era un prato dove l'uomo aveva realizzato questi pettini per drenare l'acqua e proprio per portarla via. Invece noi adesso abbiamo messo qua, nella parte finale di questo canale, un chiusino, quello che vi ho fatto vedere prima, che c'è anche sotto, che consente invece di questo allagamento. Questa è una foto dell'anno scorso, un'area umida enorme dove ormai si riproducono tantissime specie, non solo il pelobate, e c'è una flora, una fauna veramente incredibile, e che poi d'estate vengono svuotate. Anche qua torniamo su un concetto del professor Battisti di prima, molto importante la scala temporale, la diversificazione temporale. E questa è garantita appunto da questo sistema di chiuse che vengono gestite in questo modo, e che diciamo ricreano un po' gli allagamenti di una volta, che adesso per colpa dei cambiamenti climatici non sono più, appunto, non rispettano più un po' le necessità di queste specie. Questa è un'altra area umida, ne abbiamo anche in questa ottica di rete ecologica, ne abbiamo realizzate tantissime nell'ambito di questo progetto. Questo è un altro esempio, in un contesto un po' diverso, un bosco che già si allagava, dove c'era appunto dei vecchi fossi che si erano in parte ostruiti, in parte venivano ostruiti con i rifiuti, anche in questo caso abbiamo... e viene gestito sempre rispettando l'idroperiodo degli anfibi, in modo da garantire il successo riproduttivo di specie che appunto sono a rischio di estinzione nel mondo, essendo specie endemiche. Ultimissimo intervento, questo è un contesto che ovviamente mostra i segni di interventi assolutamente antropici, cioè una vasca di un impianto di fitodepurazione molto grosso, circa 16 ettari, è stato uno dei più grossi realizzati quando è stato progettato, e poi delle vasche di spagliamento controllato, cioè un tempo questo torrente Arno disperdeva le sue acque purtroppo luride, e purtroppo arrivano da un bacino completamente diverso da quello del Ticino, è da una zona industriale, così prima spagliavano e avevano fatto morire quasi tutti i boschi di tutta questa zona. Sono state poi convogliate in queste vasche che hanno invece una funzione poi di dispersione, e in una di queste vasche abbiamo voluto realizzare delle isole artificiali, sia con canneto che con terreno nudo, che permettono a tantissime specie, fra le quali ad esempio la moretta tabaccata, un'anatra anche questa che ha rischio insomma elevato, che ha vissuto un periodo di declino preoccupante e che ha subito colonizzato queste isole, perché sono ovviamente protette da tutti i predatori, queste vasche sono profondissime e appunto tantissime specie di uccelli le hanno colonizzate. Questo ovviamente abbiamo dovuto poi correggere un po' il tiro in certi momenti, perché le zattere più scoperte, quelle senza canneto che avevamo messo per il Cavaliere d'Italia, sono state subito colonizzate dai cigni, che invece erano una presenza invadente e poi comunque una specie che non ha certo gli stessi problemi di livello conservazionistico rispetto ad altre. E quindi poi abbiamo provveduto a rifarne altre con questa rete anticigno, che insomma esteticamente non sono bellissime, però invece funzionano molto molto bene e sono, insomma, vengono immediatamente colonizzate da specie appunto come il Cavaliere d'Italia. Adesso stiamo aspettando di vedere se arriveranno anche le esterne, che di solito rimangono prevalentemente sul fiume. Ma comunque, ecco, anche questo, insomma, anche con l'esperienza poi si trovano delle soluzioni anche in corso d'opera. Non so se ho tempo, credo di no, c'erano due video che vi avrei fatto vedere, cioè anzi uno, ma penso che possiate poi guardarli anche, rivedendo magari le presentazioni. Sono dei video che sono stati fatti proprio nell'ambito di questo LIFE Biosource di cui parlavo prima, e che sono... di un documentarista, Marco Tessaro, che anche insomma ha avuto, me li consiglio perché
Sono delle immagini che sono davvero spettacolari, che proprio riguardano gli interventi di cui vi ho parlato e che quindi vi consiglio di vedere, e magari appunto anche per approfondirli senza la fretta che ho dovuto mettere nella presentazione. E niente, vi ringrazio. Ecco, questo è il nostro direttore lavori. Mentre facevamo gli scavi in quella zona umida, avevamo questa rana dilatastea, altra specie di interesse comunitario importantissima, che ci osservava e approvava, secondo me, decisamente quello che stavamo facendo. Grazie mille. Grazie a te Valentina, grazie perché sei stata rapidissima, molto efficace, molto chiara, appassionata. Proviamo anche, io provo molta ammirazione per questi interventi, per questa strategia di lungo periodo, anche un po' di invidia per il livello, diciamo, di cose che riuscite a fare nel vostro territorio, appunto. Lottiamo per strappare coi denti anche la realizzazione di una piccola zona umida naturale. I video li rendiamo poi disponibili, almeno i link sul nostro sito, sulle pagine, diciamo, dei nostri social. Io invece lascerei un po' di spazio e di tempo alle domande, al dibattito. Non so se ne sono già arrivate o comunque, insomma, qualcuno le può fare anche adesso. Giuseppe, allora intervengo per darvi riscontro su alcune delle domande che abbiamo ricevuto. Va bene, due sono di tipo organizzativo, quindi posso rispondere immediatamente io. Se ci chiedono se sarà possibile avere a disposizione le slide delle presentazioni, e quindi sì, la risposta è sì, cercheremo di condividerle con previo, diciamo, consenso dei relatori. Condivideremo i PDF delle slide all'interno della pagina dedicata all'iniziativa sul sito del CIRF. E poi ci hanno chiesto anche se è previsto il rilascio di attestati di partecipazione, cosa che possiamo senz'altro fare, quindi inviterei chi è interessato ad avere un attestato di farci una richiesta per mail. Potete scrivere a comunicazione@cirf.org e vi manderemo un attestato per i seminari che avete frequentato. Poi abbiamo ricevuto un commento, diversi commenti sugli interventi. In particolare sono stati molti interventi nella chat, avete visto, che hanno apprezzato molto quanto ha detto il professore Battisti riguardo all'importanza degli aspetti di conoscere la storia e di conoscere bene i posti in cui si va a lavorare. Ci chiedono in particolare qualche informazione in più su quello che si può fare in termini di riqualificazione ambientale di ambienti di acqua dolce, ma nei contesti urbani. Questo sicuramente sarà uno spunto di cui possiamo tenere conto all'interno dei prossimi seminari, perché fra l'altro ce ne sarà uno specificatamente dedicato agli interventi di riqualificazione fluviale, quindi potremmo cercare in quell'occasione di mettere a fuoco questo aspetto relativo agli ambienti urbanizzati, però rilancio comunque ai relatori se c'è qualche spunto, qualche riflessione che si può fare sulla difesa della biodiversità negli ambienti fluviali cittadini. Non so se qualcuno di voi vuole prendere la parola. Allora, sì, sicuramente, ovviamente la possibilità di realizzare degli interventi di riqualificazione fluviale in alcuni ambiti urbani è generalmente minore rispetto agli ambiti extraurbani, nel senso che in molti casi ovviamente i corsi d'acqua sono molto confinati e quindi non è semplice fare degli interventi di grande scala, comunque diciamo con delle modificazioni dell'assetto attuale particolarmente intenso. È anche vero che ovviamente ad esempio in una città come Roma, anche come si dice, nelle aree periurbane ci sono però insomma delle ampie possibilità invece di riqualificazione fluviale, così come è vero che anche all'interno, diciamo, delle zone urbane, diciamo, più urbanizzate
c'è la possibilità di ricreare esatto dei piccoli ambienti, quindi in questo caso non un intervento di riqualificazione fluviale in senso stretto, quindi che guarda, che riqualifica anche la morfologia del fiume, però la ricostituzione di, diciamo, degli interventi di rehabitat per rimanere legati al tema di oggi della biodiversità è certamente possibile farli anche in pieno centro urbano. E questo è peraltro, diciamo, la tendenza a cui si sta assistendo negli ultimi anni, almeno per quanto riguarda la fauna, è di una, come dire, conquista da parte di specie faunistiche, degli ambienti cittadini che offrono evidentemente delle condizioni ecologiche che in un qualche modo possono essere anche vantaggiose in termini, ad esempio, di presenza di risorse trofiche e in termini di assenza di competizione. Quindi alcune specie che un tempo andavamo a cercarci in ambienti estremamente naturali, oggi invece si vedono e si possono vedere anche in città. Da questo punto di vista, gli ambienti umidi in città di nuovo rappresentano degli ambienti preziosissimi, soprattutto per quell'effetto che diceva Corrado Battisti, di sosta, di rifugio anche durante, ad esempio, i flussi migratori. Ad esempio, nella città di Roma, all'interno di piccole zone umide estremamente, cioè incastonate in ambiti fortemente urbanizzati, si osservano ormai sempre più frequentemente delle specie che nei libri, nei manuali, avevamo sempre scritto che avevano delle esigenze ecologiche estremamente elevate, e che quindi ci aspettavamo, ripeto, di trovare in posti fantastici come quelli che ha mostrato Valentina Parco, ma che in realtà, magari anche per alcune semplicemente funzioni ecologiche, colonizzano o comunque frequentano anche questi ambienti. Per cui dei piccoli interventi di riabilitazione, di miglioramento ambientale a supporto della biodiversità è possibile farli anche in ambienti estremamente urbanizzati. Ci sono molti esempi da questo punto di vista, oggi non li abbiamo mostrati, magari appunto come ha detto Maiorina Papa, nell'incontro che sarà dedicato agli interventi di riqualificazione fluviale, proveremo a mostrare anche qualche intervento di urban restoration. Grazie Giuseppe. Allora leggo dalla chat un'altra domanda che rivolgo ai relatori di oggi, se ci potete dare qualche indicazione sulle principali linee di finanziamento per la riqualificazione fluviale, sia in ambito italiano che in ambito europeo. Brevemente, perché chiaramente qui si potrebbe parlare molto a lungo, giusto magari qualche riferimento per chi ascolta, chi ascolta può approfondire. Giuseppe, vuoi risponderci tu su questo? Sì, posso, diciamo, le linee di finanziamento, come ho detto all'inizio del mio intervento, noi speriamo tutti che si apra adesso, diciamo, uno scenario più favorevole. Fino adesso le linee di finanziamento cioè, è stato complicato, diciamo, non perché mancassero, non perché manchino, diciamo, le risorse in assoluto, ma perché le risorse destinate agli interventi di ripristino, diciamo, dei fiumi sono state spese in questo momento, appunto, come dicevo, per interventi più di tipo tradizionale. Ovviamente gli interventi finalizzati prevalentemente, o comunque diciamo esclusivamente, diciamo preminentemente, alla riqualificazione degli ambiti fluviali con l'obiettivo di ricostituire ambienti naturali a favore della biodiversità, come ha fatto vedere molto bene Valentina Parco, sono quasi tutti, diciamo, di origine europea, soprattutto il programma LIFE che finanzia questo tipo di interventi. In realtà noi ci auguriamo che nel nuovo piano nazionale di ripresa e resilienza, dal momento che il 37% di quel piano deve essere collocato, diciamo, sul capitolo che si chiama Transizione Verde e che, ripeto, l'Unione Europea ha detto ha posto, diciamo, agli stati membri l'indirizzo di individuare degli obiettivi vincolanti di ripristino degli ecosistemi, dicendo che appunto la strategia europea per la biodiversità è uno dei pilastri del Green Deal. Noi tutti ci auguriamo che nella nuova stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci siano delle risorse dedicate esattamente al ripristino degli ecosistemi.
Dopodiché, progetti di questo tipo possono essere realizzati anche attingendo ad altri strumenti di programmazione, per fondi comunitari. Molte, diciamo, di queste risorse sono disponibili all'interno dei piani, dei programmi di sviluppo rurale per il ripristino, diciamo, di connettività ecologiche e per la riqualificazione, diciamo, degli ambienti umidi all'interno delle aziende agricole. Ma di nuovo, insomma, c'è bisogno, come dire, anche di un incentivo di tipo politico, amministrativo e culturale affinché queste risorse siano utilizzate nel giusto modo. Riceviamo un'altra domanda relativamente all'impatto del mini idroelettrico, che ovviamente interrompendo la continuità longitudinale nei corsi d'acqua può impattare la biodiversità. Forse Corrado Battisti ci vuoi dire qualcosa in più su questo tema in particolare? Allora, la domanda non è proprio di mia pertinenza, nel senso che non è un mio specifico, posso dire, posso parlare per sommi capi, ecco, per cui magari questo era Leonida, Corrado, tu che magari sì. parla per sommi casi del tema della connettività, poi sulla specificità dell'impatto del mini idroelettrico, degli effetti di bacinizzazione che creano molto spesso, diciamo, questi piccoli impianti, io credo che possa intervenire Marolina, forse anche Andrea Coltara, che è il direttore del CIRF, che sta Certo. seguendo l'incontro e che ha seguito in maniera specifica questo tema ed è quello che ne sa di più. Sì, ma Certamente, tra infatti l'altro ci io sarà un... lascerei Prego. tranquillamente la parola a lui, nel senso che è inutile, posso anche fare il solito discorso teorico sulla continuità, eccetera, eccetera, che sono cose che un po' abbiamo acquisito. Chiaramente, tutto ciò che interrompe continuità, l'abbiamo visto prima, ha delle implicazioni, no? Sul fatto, sull'alterazione in situ dell'habitat e sul fatto che questi animali, in primis i pesci, ma gli anfibi, tantissimi, non facciamo esempi, tutte le componenti possono spostarsi. Quindi chiaramente queste interruzioni sono ovviamente drammatiche. Esistono alcuni casi in cui è stato verificato il totale collasso del sistema. E sappiate una cosa, io lo dico sempre agli ingegneri, se nel sistema salta un livello trofico, cioè un livello alimentare, che ne so, manca le prede primarie, gli invertebrati, salta quello, perché quelle non si disperdono, crolla tutto il sistema. Quindi chiaramente questo porta a collassi, ma lascio la parola a Coltara, se c'è. Grazie, sì, Mi ascolta. ci sono. Ciao. Ciao. Buongiorno a tutti. Beh, è un tema molto vasto che merita un incontro a sé che probabilmente organizzeremo, in parte se ne parlerà anche in altre sessioni. Comunque gli impatti dell'idroelettrico sono di diversa natura, sono legati all'alterazione, chiaramente quella cosa più evidente, all'alterazione del regime idrologico, ma anche all'alterazione del regime dei sedimenti, quindi la discontinuità non solo fisica per la fauna, ma anche dei processi, diciamo, dinamici del corso d'acqua. Sono diverse a seconda della tipologia, quindi se parliamo di impianti con un invaso oppure ad acqua fluente, possono interessare anche la qualità fisico-chimica dell'acqua, soprattutto in presenza di invasi, possono alterare anche per lunghezze molto importanti la granulometria del corso d'acqua, in funzione appunto di quali sedimenti passano meno. C'è tutto il tema molto complesso dell'hydropeaking, quindi dell'alterazione delle portate a una scala temporale molto piccola, dell'alterazione termica in funzione di dove pres viene presa l'acqua e dove viene restituita. Un tema, insomma, molto complesso di cui credo, insomma, che sia interessante parlare non con questa fretta. Interessante dire, a mio avviso, che anche in relazione alla mitigazione degli impianti idroelettrici ci sono molte risorse che possono essere utilizzate per riqualificare i corsi d'acqua. Quindi un tema particolarmente interessante e anche attuale, perché siamo in attesa, insomma, di capire cosa succede sul fronte della normativa sul rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche, che dal punto di vista della messa a disposizione di finanziamenti per interventi di mitigazione è una risorsa particolarmente importante. Ma credo che anche di questo, insomma, sia il caso di parlare con più calma in un'altra sessione.
Andrea, tra l'altro voglio ricordare a tutti che uno dei seminari, cioè questo è il primo di un ciclo di 8 seminari e avremo un seminario in cui ci sarà un intervento specifico dedicato a questo tema, quindi ne potremo riparlare sicuramente. Intanto, scusami Mariolina, potremmo dare a Leonida qualche dritta, Andrea, di documenti che però esistono già e che hanno in qualche modo descritto anche in maniera abbastanza approfondita gli impatti dell'idroelettrico sulla biodiversità e sui corsi d'acqua, forse anche qualcosa che ha fatto direttamente il CIRF, ma non solo. Certo, sì, li possiamo segnalare anche da subito. Ultima, per il momento almeno, domanda che abbiamo ricevuto, è più che altro un commento, diciamo, mette in evidenza come spesso sono delle azioni di anche volte semmai alla difesa dalle alluvioni o per altri motivi azioni, diciamo, di tipo antropico che determinano poi delle pressioni negative e quindi un effetto poi negativo sulla qualità fluviale e di conseguenza anche sulla biodiversità. E in particolare Ennio Bonfanti ci fa insomma riporta la sua esperienza dicendo che spesso le associazioni ambientaliste non trovano un riscontro quando poi cercano di opporsi ad interventi che possono avere impatti negativi. Allora forse rivolgerei la domanda a Valentina Parco se ci può dire nella sua esperienza, cioè loro in particolare nel Parco del Ticino, come si sono relazionati agli altri enti e come hanno trovato il modo per evitare interventi particolarmente impattanti oppure addirittura in positivo trovare, come abbiamo visto nella presentazione che ci ha fatto, delle occasioni per migliorare la qualità ecologica sfruttando alcune occasioni e alcune, diciamo, alcune occasioni che gli hanno consentito di avere poi i finanziamenti per fare gli interventi. Valentina? Sì, mi sentite? Sì, perfettamente. Ok, bene, adesso provo a tenere la webcam attivata, spero che si senta lo stesso. Sì, appunto, come diceva giustamente, noi cerchiamo il più possibile di invertire la tendenza magari di, come dire, situazioni pregresse che il parco si è trovato a gestire perché ovviamente preesistenti e che chiaramente quando poi il parco, il territorio viene interessato da nuove opere, chiediamo quasi sempre di risolvere magari criticità già esistenti. Non è sempre facile, io oggi ve l'ho fatto vedere in due slide, la rimozione del vecchio sedime dell'autostrada, quello nuovo, ma ci sono voluti anni, abbiamo rischiato anche di essere portati in tribunale perché noi appunto chiedevamo il rispetto di quanto era previsto da un vecchio decreto via che poi le società volevano in parte disattendere per vari motivi, adesso non posso stare qui a dilungarmi, ma invece insomma abbiamo tenuto duro e alla fine devo dire che anche col concessionario dell'autostrada, con SATAP, che poi ha rispettato tutti gli impegni presi, adesso sono loro i primi a dirci andiamo a parlare nel tal convegno piuttosto che nella di questo intervento incredibile che insomma si è riusciti a fare insieme, che ma a volte si può, si riesce, non è sempre facile, abbiamo anche altri, cioè il parco è comunque un corridoio ecologico in senso longitudinale, ma un corridoio infrastrutturale in senso latitudinale, perché essendo fra Milano e Torino è chiaro che dal parco passano tantissime autostrade, metanodotti, oleodotti, linee tecnologiche di ogni tipo. E ovviamente in tutte queste situazioni cerchiamo sempre di sei stata censurata, Valentina. Purtroppo Valentina abbiamo perso il tuo audio, forse se stacchi la telecamera riusciamo a sentirti meglio? E che chiaramente quando poi il parco, il territorio viene interessato da nuove opere, chiediamo quasi sempre di risolvere magari criticità
già esistenti. Non è sempre facile. Io oggi ve l'ho fatto vecchio sedime dell'autostrada, quello nuovo, ma ci sono voluti anni. Abbiamo rischiato anche di essere portati in tribunale perché noi appunto chiedevamo il rispetto di quanto era previsto, in parte disattendere per vari motivi, adesso non posso stare qui a dilungarmi, ma invece insomma abbiamo tenuto duro e l'ATAP, che poi ha rispettato tutti gli impegni presi, adesso sono loro i primi a questo intervento incredibile che insomma si è riuscito, si riesce. Non è sempre facile, abbiamo anche altri, cioè un corridoio infrastrutturale in senso latitudinale, perché essendo fra Milano e Torino è chiaro che dal parco passano tutti oleodotti, linee tecnologiche di ogni tipo e ovviamente che ci consentono. Non riesco a capire se sono poi presenti di argini anche argini importanti man mano che si scende verso la confluenza col Po. E questi comunque hanno il loro impatto sulla mobilità del fiume. Su questo stiamo cercando anche con AIPO, con l'Agenzia Interregionale del POP, di invertire un pochino questa tendenza, quando magari ci sono, come dire, situazioni in cui si vorrebbe ripristinare la difesa tale perché è esistente, noi poniamo un po' anche mettiamo sul piatto, ma perché ripristinarla, quali sono i motivi per cui è necessario, bisogna farla proprio così o magari in un altro modo. Ecco, noi abbiamo la fortuna di essere normalmente seduto ai tavoli, comunque di dover esprimere dei pareri, e quindi cerchiamo insomma di far valere le nostre ragioni. Non sempre poi il nostro parere diventa vincolante, a volte ci sono situazioni di, come dire, per le quali dobbiamo anche digerire ingoiare qualche rospo, però penso che insomma lo si vede anche dalle condizioni in cui è il Ticino, che siamo un caso fortunato. L'importante è che non sia il pelobate, Valentina. No, quello lo bacio e basta, non lo ingoio. Se posso dire, sperando che non si trasformi in principe. Mi posso ricollegare al discorso di Valentina? Sì. Sempre su questa contrapposizione enti-associazioni, io ho notato una cosa, questo è un fatto molto da operatore del territorio, Io ho notato, ed è legato alla mia esperienza, ho notato che finché rimane una contrapposizione bipolare, nel senso da una parte le associazioni e dall'altra l'ente, questo porta, se l'associazione è forte, all'ottenere queste, no? queste richieste, se l'ente, come quasi sempre, è più forte, allora non si ottengono queste richieste. Io però, c'è il terzo polo, che è, e questo infatti Valentina dice bene, che la sua azione è a breve termine, medio termine, ma a lungo termine noi dobbiamo lavorare sul terzo polo, dico una banalità, no? Sicuramente coinvolgere l'opinione pubblica, che è il terzo polo. Questa crescita culturale è importante. Io vedo che, e questa è una cosa, io faccio parte di associazioni ambientaliste e la sottolineo, molte volte alcune associazioni, o perché vengono dalla grande città o perché non sono radicate nel territorio, vengono viste dall'opinione locale pubblica come un'elite che non rappresenta gli interessi, no, del territorio, e quindi non vengono appoggiate in queste richieste. Tre poli: associazione ente, associazione che porta avanti un'istanza non della biodiversità, un'istanza del sociale, del territorio, dei cittadini che sono consapevoli del fatto che l'ente non può continuare a fare delle cose che si facevano negli anni 70, 80, 90 e poi basta. Perfetto, grazie Corrado. Allora, ci sarebbe un'ultima domanda, e anche se abbiamo fatto un po' tardi, però vedo che siamo ancora in tanti collegati, quindi forse c'è l'interesse e possiamo rubare ancora qualche minuto. Allora, ci viene proposto da Lorenzo Liberatore il tema dei contratti di fiume, dicendo: potrebbe essere questo uno strumento sia programmatico che uno strumento per migliorare la possibilità della cittadinanza di partecipare nelle scelte e per orientare queste scelte nella direzione della riqualificazione fluviale? Forse in parte, diciamo, l'ultima risposta di Battisti andava proprio in questa direzione, o no? Come si inquadrano i contratti di fiume in questo discorso? Lo chiedi a Corrado o
No, a chiunque. Come volete. Penso no, Giuseppe allora, è più indicato sicuramente. Sì, diciamo, è vero, i contratti di fiume potrebbero essere uno strumento utile per realizzare progetti di questo tipo per spingere nella direzione della riqualificazione della restoration. Perché? Perché molto spesso appunto la realizzazione di questi progetti, che sono complessi ovviamente per il modo in cui abbiamo visto devono essere costruiti e per il numero di soggetti che in un qualche modo devono essere coinvolti, scontano proprio l'incapacità di dialogo, insomma la difficoltà di ascolto reciproco. I contratti di fiumi in realtà nascono proprio come luoghi di condivisione di visioni e quindi di in un qualche modo messa a sistema di competenze e anche di condivisione in un qualche modo degli impegni. Quindi sono i contratti di fiume sono di per sé degli strumenti complessi, perché la partecipazione è difficile, è complessa, è lunga, però quando vanno in porto dovrebbero essere utilizzati proprio per, come dire, realizzare anche è una grande occasione per realizzare progettualità difficili per appunto mettere in pratica alcune di queste idee. In pochi casi, ahimè, in Italia questa cosa è avvenuta. Il rischio è che i contratti di fiume oggi siano un po' un treno di moda, che quindi siano, come dire, un po' una scorciatoia per riportare a galla invece una progettualità un po' vecchia e anche per realizzare delle azioni un po' piccole. Cioè ogni tanto i contratti di fiume si accontentano di fare semplicemente delle cose, ripeto, limitate, senza avere ancora, diciamo, il coraggio e la visione di pensare in grande. E alcune volte, diciamo drammaticamente, ci si dimentica che si chiama contratto di fiume perché il protagonista è il fiume, e quindi l'oggetto del contratto di fiume, qualunque azione, qualunque piano d'azione si mette in campo con un contratto di fiume, l'obiettivo centrale non derogabile dovrebbe essere quello che il fiume alla fine sta meglio e non sta peggio. Però ovviamente sono una chance, sono un'occasione straordinaria che dobbiamo riuscire a cogliere nella maniera corretta. Grazie Giuseppe, grazie a tutti. Io direi che possiamo chiudere, abbiamo già sforato le 5, le 17. Vi ricordo che questo è stato il primo di una serie di 8 incontri, il prossimo sarà venerdì prossimo, sempre alla stessa ora, avrà come titolo Non solo tubi, nuovi approcci per ridurre l'inquinamento delle acque in Italia. E quindi ringrazio nuovamente tutti per la partecipazione e a presto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao. Un saluto. Arrivederci, grazie a tutti. Ciao.